Per combattere l'emergenza siccità, la Regione Calabria costituirà una task force formata da rappresentanti della stessa Regione Calabria, dei consorzi di bonifica di Sorical e dell'Università della Calabria. Ad annunciarlo è stato il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, a conclusione di un dibattito organizzato presso la sede della BCC di Crotone, dalle sezioni regionali della Coldiretti e dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni. Siamo nel pieno dei cambiamenti climatici. Ormai non è più, diciamo, non ci sono sostanzialmente le quattro stagioni, non riusciamo a fare l'agricoltura di una volta se non attrezzandoci con innovazione, sia nel risparmio idrico, ma soprattutto, diciamo, nella possibilità di avere più a disposizione acqua per irrigare più ettari. Questo è uno degli obiettivi. Secondo obiettivo, in questa regione tutti sappiamo che c'è bisogno di creare lavoro, opportunità imprenditoriale, soprattutto per i giovani che stanno per insediarsi in agricoltura, e noi siamo nelle condizioni, grazie al lavoro fatto dei consorzi di bonifica, e abbiamo già i progetti, quindi abbiamo un elemento spendibile per utilizzare per esempio i fondi comunitari, di ampliare la rete di distribuzione e quindi irrigare altri 50.000 ettari in più in Calabria, che significa sostanzialmente triplicare gli ettari che attualmente irrighiamo, che sono circa 31.000. Cosa significa in termini sociali? Significa ovviamente togliere dall'abbandono 50.000 ettari in questa regione, quindi evitiamo incendi, evitiamo, disastri, di altra natura, ma soprattutto rendiamo produttivi 50.000 ettari, che significa creare 40.000 posti di lavoro a tempi determinati. Pensiamo che sia un obiettivo così strategico e così importante di natura sociale ed economica che non può che interessare il Ministero e quindi il Governo e la Regione. La presenza del dottore Blasi ci conferma che il Ministero sta investendo in Italia sulla, diciamo, capacità di invasare più acqua e distribuirla con minore perdita possibile. La Regione ci deve dire ovviamente cosa metterà in gioco in termini di risorse e di priorità rispetto a questa progettualità strategica dei consorzi di bonifica e di Coldiretti. Ecco, questa è un po' la sintesi di questa giornata che riteniamo utile per l'agricoltura e anche soprattutto per le prospettive di crescita della nostra regione.